presenti, a voi la misura, quindi possiamo iniziare. Iniziamo innanzitutto con i saluti di tutti voi, grazie per essere qua presenti, e questo è uno dei compiti con il Presidente di IC, auspico che tutti gli anni cresca in importanza. Questo dei saluti a questo premio, a questa iniziativa di più anni di curare. È uno dei impegni degli PC più attesi e più nella linea principale dell'istituto, nella linea culturale che l'istituto persegue, quella cioè di una attenta e più ampia, più sviluppata, più approfondita formazione dei giovani scolastico a far propri, assumere come beni propri i beni, i cosiddetti beni culturali, biblioteche, archivi, musei, opere d'arte, mobili e immobili, palazzi storici, chiese, tutto ciò che compresi paesaggi, rappresenta elementi costitutivi di questa straordinaria realtà nella quale siamo immersi. E tutti gli anni devo dire che questa iniziativa, come è negli uffici, l'ho detto all'inizio, cresce. Cresce in partecipazione quantitativa. Queste edizioni che siamo a presentare, quali saranno meglio coloro che hanno dato il loro contributo. Questa edizione, dicevo, ha visto una partecipazione di 2.500 ragazze e ragazzi delle nostre scuole della Repubblica, con progetti che vedremo insieme di grande rilevanza e che dimostrano l'attenzione che i giovani hanno a questi temi, anche perché sono i temi, bisogna sottolinearlo in maniera molto forte, sono i temi che più di tutti si adattano ad una integrazione tra la storia della nostra società, la storia anche quella più antica, e l'utilizzo delle nuove strumentazioni tecnologiche. È attorno ai beni culturali che la cultura tecnica innovativa e la cultura umanistica si incrociano senza sforzo, necessariamente. L'una serve per capire l'altra, non solo per rappresentare l'altra. Non è che il bene culturale cresca di rilievo se viene presentato in fotografia, in internet o con una descrizione letteraria. È che proprio la modalità di approccio al bene culturale attraverso le tecnologie e l'uso delle nuove tecnologie cambia. Cambia con una sensibilità che i giovani hanno e che le persone della mia generazione fanno fatica ad avere. Quindi da questa esperienza viene l'insegnamento, se volete anche banale, che andando su questa strada non solo i giovani apprendono, ma l'intera società apprende dai giovani un modo di capire, di rapportarsi a quanto hanno intorno, quanto fa parte della fisionomia culturale di tutti, straordinario. Quindi io non posso che, naturalmente sono parole un po' retoriche, non posso che esprimere il compiacimento mio personale come Presidente dell'IC e dell'Istituto tutto per questo, per il proseguo con successo di questa iniziativa, un proseguo che avrà ovviamente una quarta edizione. D'altra parte abbiamo a tavolo adesso il
segretario generale dell'assessorato di cultura. Credevo di aver detto agricoltura, ma evidentemente mi viene. Il dottor Maurizio Migliori, che appunto nella sua veste, professionale di direttore generale dell'assessorato all'agricoltura, sta dando il suo contributo alla quarta edizione, dove c'è un approfondimento specifico dei temi legati al mondo della coltura dei campi. È un mondo di straordinario rilievo, anche sotto, ovviamente, c'è bisogno di troppe spiegazioni, anche sotto il profilo appunto della tutela dei beni culturali. E quindi con l'avvio di quest'anno 15, dove si parla di agricoltura sostenibile, si parla di alimentazione, si parla di isole gastronomiche da tutelare, se ne parla fin troppo, noi cerchiamo di fare qualche cosa di concreto in questa linea di approccio serio a questo tema e a questo problema da parte dei giovani. Da sempre poi questa iniziativa vede la partecipazione ovvia e sentita dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, qui rappresentata dalla dottoressa Maurizia Migliori, poi appunto darà stesso il suo saluto, e che non può non essere ovviamente coinvolta, e la ringraziamo comunque di questo, della sensibilità che ha sempre dimostrato in questi anni, sta dimostrando anche per la prossima iniziativa, non può non essere partecipe diretta e responsabile di questo. Ecco, saluti sono fatti, a questo punto do la parola a dottor Mazzotti, che ho già presentato, ringraziandolo ancora non solo per la presenza ma anche per la collaborazione che si sta realizzando per l'edizione successiva, alla quale noi teniamo particolarmente, anche perché siamo sicuri che questi numeri, non è che queste cose si valutano solo a numeri, però insomma il fatto che partecipino migliaia di ragazze e ragazze in questa iniziativa ha un suo significato. La prossima edizione sono certo che avrà ancora maggiore partecipazione. Grazie alla collaborazione.